Meghan e Harry, anche i duchi di Sussex litigano. Il racconto di uno scontro acceso direttamente dalla voce del principe. Il principe Harry e la consorte Meghan Markle sono una delle coppie reali più discusse degli ultimi tempi. La loro storia d'amore ha immediatamente catturato l'attenzione globale, segnando un punto di svolta per la monarchia britannica. I duchi di Sussex si sono conosciuti nel 2016 grazie a un amico comune che organizzò un appuntamento al buio. La notizia del loro coinvolgimento romantico fu resa nota nel novembre dello stesso anno. Il successivo matrimonio è stato celebrato il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio a Windsor, alla presenza della compianta regina Elisabetta II. A loro dire, a causa dei continui attacchi mediatici e del pessimo rapporto con i restanti membri della famiglia reale, Harry e Meghan hanno preso la decisione sconvolgente di abbandonare il proprio ruolo ufficiale e trasferirsi negli Stati Uniti dove stanno crescendo i due figlioletti Archie e Lilibet. Questo ha innescato un turbine di polemiche senza fine, soprattutto per i modi poco discreti con cui hanno compiuto questo passo rivoluzionario. Meghan e Harry, la lite pesante tra di loro nel racconto del principe. I duchi di Sussex appaiono come una coppia affiatata e in armonia, loro due contro tutti. Eppure, all'inizio della loro relazione, i rapporti hanno scricchiolato un po'. A ricordarlo è stato lo stesso principe Harry all'interno della sua controversa biografia dal titolo Spare. Il fatto risale al dicembre del 2016. I fidanzatini stavano passando una serata piacevole. Meghan stava insegnando a Harry come arrostire il pollo e in sottofondo sentivano canzoni di James Taylor e Nina Simone. Forse il vino mi ha dato alla testa, ha detto Harry. Poi ha aggiunto, forse le settimane di lotta con la stampa mi avevano logorato. Per qualche ragione, la conversazione ha preso una piega inaspettata. Sono passato dall'essere permaloso ad arrabbiato in pochi istanti. Qualcosa detta da Meghan era stata presa in maniera sbagliata ed esagerata. Il principe si è autodefinito ipersensibile. Le risposi bruscamente, le parlai in modo duro, crudele, ha ricordato, mentre le parole uscivano dalla mia bocca, sentii tutto nella stanza fermarsi. Meghan non avrebbe più sopportato che le si parlasse in quel modo e lo rimproverò aspramente. Dove hai mai sentito un uomo parlare in quel modo a una donna? Harry ha aggiunto nel suo ricordo che entrambi sapevano che la sua rabbia era stata causata da fattori esterni e non dalla loro conversazione. È stato il momento in cui ha preso in considerazione l'idea di farsi seguire da un terapeuta. Sentiva che le cose gli stavano sfuggendo di mano. L'evoluzione del loro rapporto è storia.